questo palco e i primi che voglio chiamare sono quelli che appartengono a tutta la mia vita musicale, sono i miei fratelli, cazzo! Riviva, 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 riviva! Allora qua sul palco voglio Gianni! Voglio Antonio! E voglio Nico! 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 Immaginatevi, cazzo, una volta che voi state inseguendo un risultato, che state inseguendo un obiettivo, ok? E a un certo punto, in questa fottuta giungla d'asfalto dove viviamo tutti i giorni, te sei lì che corri come uno stronzo dalla mattina alla sera e stai per raggiungere il tuo risultato, lo stai per toccare, ma poi ti accorgi, cazzo, che la preda sei te! Stiletto tu hai, con la mano d'occhio taglio, credi che ce la farai, ce la farai. Sai, in ombra solo nasconderti non puoi, ci abbatti poi non mai diventati. Sai, in acqua tu la preda tua è lì, ma tu ti dai spalle e credi che ce la farai. Vai! Ce la farai. Credevi di cacciare ma adesso, credevi di cacciare ma adesso, credevi di cacciare ma adesso la preda sei tu. Credevi di cacciare ma adesso, credevi di cacciare ma adesso, credevi di cacciare ma adesso la preda sei tu, sei tu. Così un giorno ci siamo svegliati tutti con una notizia.
è scoppiata una centrale nucleare in Ucraina e sta arrivando tutta una nube tossica anche qua in Italia. E così abbiamo scritto questa. Della musica, cazzo. Lunga vita ai Litfiba. Come si dice in Sardegna, a 100 anni, cazzo. Sotterriamo anche Rolling Stones, ma fa cura. Allora, sapete che durante questi concerti si parla un po' di tutto, ci si diverte, si fa casino.